Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Maurizio Gasparri, siamo alla vigilia di una crisi di governo. Lei che attraversa i palazzi della politica oramai da 30 anni, no? O lei crede della militanza che... anche di più, perché non si comincia in Parlamento la politica. Senz'altro. O crede che quanto sta avvenendo in questo momento a Palazzo Chigi possa rappresentare una soluzione? Tutti sappiamo che siamo in una situazione di emergenza. Il Covid non è scomparso e si parla oggi di fare le vaccinazioni anche ai sessantenni, la quarta vaccinazione. Quindi c'è un problema di organizzazione, insomma, ricorderà tutto quello che abbiamo passato. Poi è un Covid diverso, meno letale, però è un problema. La situazione energetica connessa alla guerra e alla guerra stessa mi pare che stiano peggiorando, perché dalle cronache di oggi lei vede che tagli delle forniture, problemi, non è che poi tu sostituisci il gas dalla sera alla mattina che arriva dalla Russia. Temi di natura sociale che spesso si inaspriscono a causa dell'inflazione, in molti casi importata per il costo dell'energia, che si riflette, leggevo adesso sul Sole 24 Ore, con l'inflazione all'8%, il costo delle pensioni aumenta di 24 miliardi per adeguamenti che devono esserci, ci mancherebbe altro. I sindacati stanno incontrando il governo sul tema dei salari, del potere d'acquisto, i problemi fondamentali della vita delle persone, arrivare alla fine del mese e avere un bilancio familiare. A fronte di tutti questi temi è chiaro che ci sarebbe bisogno di un governo come quello che è nato, con una collaborazione di forze distinte, diverse, che hanno il dovere di non introdurre nel dibattito argomenti divisivi. L'agenda del governo è quella che l'ho riassunto io, che deve chiaro fare. Cioè, lei dice, poi però... uno può dire sui salari facciamo, e c'è una discussione con i sindacati, con i movimenti politici, questo è normale. Fare una crisi, un'elezione in questo momento non sarebbe opportuno. Dopodiché, cosa ha detto Berlusconi? Adesso poi lo ascoltiamo. Non si può nemmeno far finta di però niente. Però quello che le chiedo... Se non si riesce, si andrà anche a votare. Stante la situazione di emergenza che lei ha, insomma, anche in maniera analitica rappresentato, l'agenda è quella. Sarebbe una sciagura una crisi di governo adesso. Guardi, o a settembre, insomma. In democrazia, alla fine, se si vota... E pensi ad altri paesi, si parla tanto degli autocrati, alla fine votare, hanno votato tanti paesi europei in questi mesi e in questi anni, certo. Non è che è successo nulla. Ovvio che sarebbe ragionevole arrivare alla fine dell'anno, perché PNRR ci sono una serie di piani da approvare in Europa e danni soldi, fare questo negoziato, chiaro, con le forze sociali, sarebbe ragionevole. Dopodiché, se non ci si riesce, perché i grillini vogliono uscire dal governo perché stanno perdendo consenso, hanno avuto scissioni, pensano di perdere di meno, okay, facendo i duri. Se questo è, allora puoi votare in democrazia. Guardi, pensi, i paesi che non possono votare, se vedessero il nostro programma, diressero: beh, ma è sempre meglio votare anche in una situazione difficile. Finché è possibile farlo. Luca Sommi, tu